Poiché le opere d'arte sono cose a cui è connesso un valore, ci sono due modi di occuparsene. Si può avere cura delle cose, cercarle, identificarle, classificarle, conservarle, restaurarle, esibirle, comprarle, venderle. Oppure si può avere di mira il valore, ricercare in che cosa consista, come si generi e tramandi, si riconosca e fruisca. Applicando al caso nostro la distinzione fatta dallo Scheler nella sua teoria generale del valore, diciamo che da un lato c'è il bene o la cosa avente valore, Wertdinge, e dall'altro c'è il valore della cosa, Dingwert. Per chi si occupa delle cose artistiche, queste hanno un valore in sé che l'esperto riconosce da certi segni, come la purezza di un diamante, ma di cui non si chiede, addirittura sostiene che non si può sapere quale sia l'essenza. Per chi si occupa del valore, la cosa è soltanto l'occasione del suo prodursi, la prova del suo esserci, il mezzo con cui si comunica. L'interesse per le cose dà luogo ad una conoscenza empirica, ma estesa e differenziata dei fenomeni artistici. Il problema che ci interessa, tuttavia, non concerne l'incontestabile legittimità di considerare gli artisti come personaggi storici e le opere d'arte come significative per la storia civile, politica, religiosa o del sapere, ma la possibilità e la necessità di una storia speciale dell'arte che spieghi esaurientemente i fatti artistici, e cioè ne descriva mediante un'apposita metodologia la peculiare storicità. Dal punto di vista dello storico, che si serve dei monumenti come prova e testimonianza per la storia civile, religiosa, della cultura, non ha molta importanza che essi sopravvivano o se ne conservi soltanto la memoria, ma lo storico dell'arte, che dei fatti artistici deve spiegare il significato intrinseco, non può limitarsi a contemplarli, a proclamarli memorabili, deve averli presenti. La storia dell'arte è infatti la sola fra tutte le storie speciali che si faccia in presenza degli eventi, e quindi non debba evocarli, né ricostruirli, né narrarli, ma soltanto interpretarli. Se l'artista non è più nella situazione di chi, per conoscere, distingue la verità dall'illusione e dall'errore, l'essenza dalla sembianza, la forma concetto che ripete nella propria la struttura razionale del creato non è più che un'immagine tra le infinite possibili. L'esistenza non è che un flusso di immagini che mutano continuamente, si generano l'una dall'altra, si combinano nei modi più capricciosi, e non soltanto l'immagine è naturalmente instabile, ma non si può mai sapere quando veramente sia, perché nel momento stesso in cui comincia a farsi, ad esistere, comincia anche a disfarsi, a morire. Michelangelo cerca ancora di fissarla, di darle una dimensione, una gravità, una consistenza, ma i significati di cui la carica sono morali, non più conoscitivi, e tutto ciò che riesce a ingigantire e ad eroizzare è il tormento, la miseria dell'uomo. Poco dopo, nella pittura ormai puramente esistenziale del greco, è ormai chiaro che cosa sia e non sia l'immagine, non più la proiezione o la rappresentazione di un universo geometrico, la costruzione di uno spazio, ma il riflesso cangiante del divenire, del reale, nel flusso temporale dell'esistenza. È possibile fare una storia delle immagini? È ovvio che si può fare storia solo di ciò che è intrinsecamente storico.
La storia ha un suo ordine perché è interpretata e mette in chiaro un ordine che già è nei fatti. Ma c'è un ordine nel nascere, moltiplicarsi, combinarsi, disfarsi e ricomporsi delle immagini. Il manierismo aveva screditato, demistificato la forma con la sua pretesa di riprodurre un ordine che nella realtà non c'è. Ma il mondo di resistenza, come mondo di immagini, è caos o cosmo? Il grande merito di Erwin Panofsky consiste nell'aver capito che, malgrado l'apparenza confusa, il mondo delle immagini è un mondo ordinato e che è possibile fare la storia dell'arte come storia delle immagini. Per farlo doveva partire, come è partito, dalla dimostrazione che il classico, malgrado l'accampata certezza storica, è anch'esso un'arte di immagini. Le sue forme non sono se non immagini a cui si cerca di dare la consistenza dei concetti, col solo risultato di dimostrare che anche i concetti sono immagini e che l'intelletto è ancora un settore, un segmento dell'immaginazione. Il più grande artista americano, F.L. Wright, rifiuta ogni giustificazione storica nella propria opera creativa. Non soltanto si dichiarava libero da ogni legame con il passato, ma ricusa come storica l'idea di natura, cercando con la realtà un rapporto organico, quasi biologico. Anticipa in questo i grandi protagonisti della action painting o dell'arte di gesto. Fenomenizzarsi immediato e incontenibile degli impulsi profondi dell'essere. Perfino l'immagine è sconfessata come intrinsecamente storica, dunque metafora e mistificante. Al gesto non può corrispondere che il segno, che non ha spazio né tempo. Difatti, l'impulso non sembrerebbe davvero potersi far storia, ma soltanto spiegarli, come spesso fanno i critici americani, con la psicologia dell'individuo. Ma siamo davvero, per la prima volta, in cospetto di fenomeni artistici che non si producono, che si producono al di fuori della storia? O quegli impulsi non sono invece da interpretarsi come liberazione da una pressione repressiva, reazione violenta alla condizione di non integrità a cui la società di massa costringe l'individuo? Non hanno, cioè, un manifesto a cento di denunce, di protesta, quasi opponendo la violenza creativa dell'individuo alla violenza negativa ed oppressiva del sistema? È una nozione che legittima come cultura tutto il vissuto ed in cui ogni esperienza compiuta è una virtualità aperta. Estendendo la dimensione della memoria, si estende in proporzione quella dell'immaginazione, ma proprio perché attività dell'immaginazione non discerne dai principi dati, tende a concretizzarsi nell'azione diretta, nel fare. La prassi dell'arte è dunque il modo tipico col quale la episteme preme sul presente, diventa cultura in atto. Nella dimensione dell'episteme e della cultura vissuta non v'è distinzione tra la superficie chiara del conscio e la profondità dell'inconscio, e non è affatto arbitrario supporre che l'arte sia il processo col quale si recuperano e utilizzano le esperienze remote, ancestrali, cioè quelle che l'altra cultura, legata all'ideologia del potere,
censure reprime come contraddittorie all'ideologia del progresso.